Ciao ragazze, buon pomeriggio. Oggi condividerò con voi i miei acquisti fatti nel negozio online di Biologicamente Chic. Come sapete, Biologicamente Chic è un negozio nato nell'anno passato, quindi nel 2014, e mentre il negozio fisico è nato nella prima metà del 2014, il negozio online è presente già da novembre del 2014. La titolare, Cristina Ciabattari, ha alle spalle una grande esperienza perché ha lavorato nelle profumerie ed oltre a ciò è anche una truccatrice. Infatti nel suo negozio offre proprio trucco ed anche trucchi da sposa, per cerimonia, insomma un tutto fare. Ora vi elenco, vi faccio un po' vedere cosa ho preso nel suo store. Vi ricordo inoltre che Biologicamente Chic la trovate su Facebook cercando Biologicamente Chic e sul suo sito invece è www.biologicamentechic.it. Io, avendo un gruppo su Facebook, per chi lo conosce, il mio prodotto giusto, vi do l'opportunità di poter usufruire di uno sconto nel suo store, quindi per un acquisto comunque nel suo store. Lo sconto vi dà diritto a un 10% di sconto e su tutti i prodotti, non a scadenza. Vi basterà inserire al momento del pagamento, quindi al momento in cui andate nel carrello, il codice 10%, 10% bio giusto, ve lo lascio scritto così non sbagliate. Andiamo invece ora a vedere i prodotti che ho scelto e che ho voluto provare. Allora, i prodotti scelti non li ho scelti per particolari esigenze del momento, più che altro per testare intanto nuovi marchi e poi anche per curiosità di alcuni prodottini. Vi faccio vedere intanto in linea generica. Allora, questo è il bagno spuma del Granaio di Firenze alla lavanda. Salviettine Bimbo B.O.B. Questo sarà My Cup Pour Karité. Gel cellulite Biovera. Maschera argilla rosa Cosmo Pharma. Cos'è? Cose della natura. Finalmente la prima spazzola per capelli. Naturale, ovviamente. Questo che è un regalo mandato dalla titolare. Allora, inizio un pochino a parlarvi un po' dei prodottini. Allora, io partirei intanto mostrando questo specchiettino. Questo specchiettino, diciamo, è realizzato con dei comunque materiali riciclati. Ecco. Ed è uno specchietto da borsa. È davvero carino, lei non inserisce quanto mi ha detto in tutti gli ordini. Ora si vede la macchina fotografica, però pazienza. Mi guardo un po'. Sono davvero carino. Vabbè. Davvero simpatico, una cosa davvero simpatica, tutto personalizzata con il loro logo. Altra cosa di cui ci tengo a parlarvi è questa spazzola. Allora, questa spazzola è del marchio Cose della Natura, che sicuramente molti di voi conoscono. Il marchio Cose della Natura produce comunque accessori per il bagno, per la casa, e anche per lo style dei capelli. Quindi io ho scelto la spazzola ovale grande, è tutta quanta rifinita in legno, con queste inserzioni che sono in legno arrotondato. Cosa dire di questa spazzola? Allora, la spazzola viene proposta per capelli lunghi e folti. Io fino ad ora l'ho provata, diciamo, la maggior parte con i capelli asciutti, comunque semi asciutti possiamo dire. La spazzola fa bene il suo lavoro, come vedete, c'è spazzola, i capelli e tutto. Solo che secondo me non è adatta per capelli lunghi o folti. Cioè, io ho molti capelli, non ce li ho lunghissimi, se non possiamo dire un medio lungo. Però, e non ho i capelli, diciamo, con nodi o
cellulisci, quindi immaginate. La trovo sinceramente non molto distrigante, anche se comunque devo dirvi che ho letto nel sito che, non nel sito, scusate, ho letto online che la spazzola va abbinata allo stesso pettine in legno, cioè prima i capelli vanno pettinati e poi va passata la spazzola a mo' di finale per migliorare lo styling dei capelli. Quindi magari dovrei provare un pochino questa combo con il mio pettine, che non è in legno, ma un pettine preso così in giro, e vedere se magari va meglio. Però da sola non mi districa bene i capelli, cioè non li pettina come sono solita essere abituata col mio pettine, quindi sinceramente non mi trovo molto bene. Cioè è una buonissima spazzola, però non è adatta. Cioè io vado, se vado di fretta e devo pettinarmi i capelli, sicuro non prendo questa, prendo il mio pettine, perché comunque me li districa perfettamente, me li uniforma, mi dà proprio l'effetto che io desidero. Quindi per quel motivo non ve la cioè, per questo ve la sconsiglio, però poi per il resto è davvero ottimale ed ha un costo di 8 euro. È una buonissima spazzola, io sono proprio felice di averla comprata, sentendo che mi piace anche il packaging, cioè anche il profumo proprio di naturale. La desideravo da tanto tempo, però non mi districa. Vi farò sapere se magari la combo con il pettine andrà meglio. Poi comunque ve ne parlerò meglio della spazzola nel mio blog. Qui trovate anche il logo della spazzola. È davvero bella. E poi comunque a tutti comunque le setoline, tutte quante in legno, arrotondate. Il prodotto di cui vi parlo è il bagno e doccia del Granaio di Firenze. Vi faccio vedere il prodotto, è un 400 ml ed ha un costo di 8 euro. Io ho scelto questa alla lavanda proprio perché ha una profumazione davvero rilassante, ecco, proprio la lavanda, come ben sapete, ha questa funzione di sensazione di relax, di antidepressivo, anche per il nervosismo aiuta abbastanza. Il brand del Granaio di Firenze è andato cioè diciamo magari è poco conosciuto e mi sento di dirvi che comunque il nome di questo, io ho fatto un po' di ricerche, il nome di questo comunque brand viene ispirato a quello che è il Mugello. Il Mugello comunque era un collegamento tra importantissimo nell'etichetta tra Firenze e Bologna, e praticamente il Mugello, diciamo, ricorda non solo questo dal punto di vista comunque geografico, questo orientamento, questo collegamento, ma anche con quello che è il paesaggio. E quindi diciamo che ciò che il Granaio di Firenze comunque nasce come brand è quello di rendere onore, di ricordare quella che è il Mugello, quindi questa terra feconda che fu, diciamo, definita granaio della Repubblica Fiorentina, proprio presa in possesso dagli stessi medici, comunque ai tempi storici. Questa azienda, questo brand si allega a quella che è l'azienda Ebla, di formulazione e produzione di cosmetici naturali e comunque cruelty free. Infatti il prodotto, qua proprio lo trovate scritto, non presenta parabeni, SLS e SLS, inoltre è nickel test e cruelty free. Allora, gli ingredienti sono, diciamo, grosso modo abbastanza naturali. Abbiamo qualche verde, qualche giallo e solamente un arancio, che sarebbe un pallino rosso, possiamo dire, però comunque si trova proprio in fine. Abbiamo un'acqua, qua mi proprio le betaine, abbiamo estratto di lavanda, il profumo, la gomma xantana, benzilalcol, benzoacid, insomma, l'unico comunque ingrediente che potrebbe, magari per chi non è esperto, lasciare un po' così, è il C75810, che comunque se voi andate a cercare, sì, è un colorante cosmetico, ma comunque praticamente è abbastanza vegetale, vegetale perché comunque sarebbe la clorofilla rameica. La clorofilla rameica che viene ottenuta proprio dal, praticamente si ha l'aggiunta di rame al prodotto dopo la saponificazione di quelle che sono delle erbe, tranquillamente
tranquillamente ingeribili. Quindi comunque rispetto a quelli che possono essere altri coloranti cosmetici è sicuramente migliore. Inoltre possiamo anche dire che comunque si trova proprio come ultimo ingrediente, quindi comunque la sua percentuale è davvero bassissima. La trovate, ho cercato sul sito dove potrebbe, diciamo, essere reperibile, e la trovate alla Conad, a quanto è scritto. Io sinceramente ne ho vicine, ma non l'ho mai vista, magari non ho fatto attenzione, o magari ho pensato che non fosse bio. Quello che ho scelto, come vedete, è quello della lavanda, l'ho provato e vi devo dire che ha una consistenza abbastanza liquida, quasi trasparente, possiamo definire come colorazione. E ne basta poco, vi insapona e vi dà la profumazione classica proprio della lavanda naturale. E questo odore proprio permane ed è una sensazione, oltre che di benessere, anche di relax, proprio davvero bello. Quindi ve lo consiglio davvero questo prodotto, ed ha un costo di 8 euro, quindi davvero davvero carino. Comunque ve ne parlerò meglio, vi farò vedere anche comunque foto della consistenza nel mio blog. Allora, il disciplinare di Biovera, proprio Biovera, dalla stessa Cosmofarma, quindi sia questo che comunque, infatti qui Cosmofarma, sono entrambi prodotti da Cosmofarma, secondo me questo fa parte della linea Biovera, questo fa parte proprio di Cosmofarma in sé. Allora, questo gel praticamente dovrebbe combattere quelli che sono gli estetismi della cellulite, quindi non la cellulite in sé, perché comunque la cellulite non si può, cioè non è, è impos quasi impossibile ridurla, cioè ridurla sì, ma eliminarla no. Dovrebbe aiutare a tonificare, a rassodare comunque la pelle. La cosa che non mi fa impazzire è il fatto che contenga miliardi di ingredienti, come potete ben vedere. Contiene miliardi di ingredienti, sinceramente. La maggior parte sono tutti quanti estratti, quindi grosso modo diciamo che sono di origine naturale. Però vi sono qualche arancio, qualche giallo, diciamo lì in mezzo. Allora abbiamo, diciamo, l'acqua, la glicerina, il cipresso, il caffè, l'iperico, la melissa, il rosmarino, la betulla, o l'essenziale di limone. Insomma, c'è un po' di tutto, quindi è abbastanza ricco come praticamente prodottino. Abbiamo infatti il cipresso che massaggiato comunque dovrebbe ridurre e aiutare comunque a combattere quella che è la cellulite. Abbiamo l'equiseto che comunque ha proprietà proprio rassodanti, levigante, elasticizzanti per la pelle. Abbiamo il caffè proprio che proprio anche l'equiseto comunque lo trovate scritto, proprio un naturale stimolante, antiossidante ed attivante nel microcircolo, ha potenzialità lipolitiche e termogeniche. Inoltre abbiamo anche l'estratto secco di betulla, che è considerata depurativa, dermopurificante e dermoprotettiva, e tantissimi altri estratti. Il prodotto è un vegano, non contiene nessun ingrediente di origine animale. E niente, allora, il prodotto si presenta sempre con lo scatolino, in un tubetto da 150 ml, per un costo di 14 euro. Sì, 14. Si dovrebbe applicare giornalmente, dovreste applicarlo in quelle che sono le zone comunque che vorrete trattare, solitamente sono fianchi, glutei, cosce, e fare dei massaggi circolari finché comunque il tutto non si assorbe. Allora, abbiamo qui la consistenza è praticamente, ha una colorazione simile al caffè. Mi hanno richiesto proprio veramente poco. La cosa che non mi fa impazzire di questo gel è che una volta applicato praticamente ne basta poco, ti restano le mani in chicce, vabbè, comunque le sciacqui. Dopo che lo applichi, comunque anche dopo un giorno resta un po' la sensazione di gel, quindi di appiccicatrice, una sensazione molto 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 che però io non gradisco sinceramente. Per il resto ho notato che applicandolo comunque giornalmente o alternato ha davvero un'ottima azione tonificante e rassodante. Certo non mi toglie i nessismi della cellulite, però comunque fa bene quello che è il suo lavoro. Altro prodotto sono queste salviettine. Allora, queste qua sono le salviettine della B&B, che sicuramente conoscerete, e sono adatte proprio per i bimbi. Hanno un costo di 5 euro e me ne trovate 60, sì.
Sono delle salviettine umidificate, diciamo che sono consigliate sia per il cambio del pannolino, sia per la detersione del bimbo, io direi anche sia per, come struccanti, perché comunque le salviettine sono sempre utili da portare comunque dietro. Hanno un uso davvero molto semplice, troviamo infatti acqua, glicerina, tra i vari estratti olio di oliva, ed inoltre anche la melissa, la camomilla e la calendula, che proprio sono lenitive, emollienti e quindi davvero d'aiuto. Queste salviettine, la cosa che mi lascia un po' perplessa è il fatto che siano molto. Allora, le salviettine sono queste, non le esco perché sennò mi impasticcio tutte le mani. E la cosa che non mi fa impazzire, cioè sono delle ottime salviettine davvero, rispetto a quelle che ho provato ora, magari erano, non erano del tutto bio, quindi magari anche queste sono le prime salviettine bio che trovo, sono praticamente più bagnate, più insaponate, quindi proprio se ti lasciano proprio le mani come se tu ti fossi lavato le mani, quindi diciamo che dopo sento il bisogno di sciacquarle. In realtà con le salviettine, proprio la salviettina ha la funzione di detergere e allo stesso tempo di lasciare comunque lavato, sciacquato la pelle, quello che è. Quindi mi lascia un po' perplesso per questo, però le devo provare un po' meglio in determinate situazioni perché le ho provate un po' di corsa. E vedere se vanno comunque bene, ve ne farò comunque meglio, vi farò vedere anche comunque come è composta la salviettina nel mio blog. Andando avanti vi parlerei di questo. Allora, questo praticamente cos'è? È una crema coifante della K pur Carità che sicuramente conoscerete. La crema è un simil. Diciamo, io non conosco la lozione Ricci Morbidi di Biofficina Toscana, però dovrebbe avere, diciamo, una funzione simile, quindi quella di modellare i capelli, per chi ce li ha particolarmente magari ondulati, diciamo, definire definire comunque magari il mousse, il riccio, insomma ciò. Io non ho i capelli ricci, l'ho fatto comunque con i bigodini questa parte e ho messo pochissimo, pochissimo, pochissimo di questo prodotto come consigliato da Cristina. Il prodotto è questo qui, proprio ne basta davvero poco. L'ho messo nelle punte, l'ho messo veramente poco per paura che i capelli mi diventassero unti e avessi dovuto rilavarli. Allora, i capelli stamattina, cioè ieri, vabbè, situazioni particolari, ho dovuto mettere cappucci, sciarpe e tutto. Però non mi hanno detto nulla, ecco, quindi sinceramente devo riprovarla bene. Ciò comunque nonostante, avevo detto che ho i capelli lisci, quindi magari per me non va bene, andrà bene magari per qualcuno che ha i capelli mossi, i capelli ricci, quindi la farò provare magari a mia mamma e sicuramente magari avrò una visione più sicura. I prodottini che troviamo in questa cremetta. Allora, la crema praticamente è ricca, vi dico un attimo. Allora, la crema praticamente presenta Vinci qua è impossibile, quindi ce l'ho cercato, l'ho cercato io. Comunque non presenta parabeni, non siliconi, non è testata sugli animali, è una profumazione naturale. L'ho trovato qui un piccolo piccolo scritto, poi per il resto è quasi impossibile da leggere, proprio troppo piccolo. Vi leggo quindi il che ho cercato. Allora, contiene acqua, sucrose, che non è tanto, sempre verde. Diciamo che con ciò ha tutti comunque inci verdi, contiene anche burro di karité. Qualche giallo, quindi abbiamo qualche additivo giallo, qualche leggenda del profumo, però per il resto è tutto quanto comunque verde, quindi comunque un prodotto ben fleto. La mia piccola preview più che recensione con questa maschera all'argilla rosa. Allora, io supponevo che fosse una maschera con argilla rosa. In realtà, dagli ingredienti perlomeno, non è una maschera con argilla rosa, è una maschera alla rosa, cioè con argilla, con rosa, moschetta lì in mezzo. E forse, non so, non va benissimo, cioè per fino ad ora non ha avuto l'effetto desiderato. L'ho provata già questa maschera, l'ho distesa sulla mia pelle, ve la faccio vedere.
una consistenza, scusate, sì, non c'è palo, una consistenza praticamente né troppo fluida ma neanche troppo liquida, stoso più che altro, e un ottimo odore, quello sicuramente, però praticamente l'ho applicata, l'ho tenuta 10 minuti così come dalle istruzioni, qui ti viene detto di maschera morbida e cremosa per la cura del viso e della cuoio velluto, delicata, non secca né indurisce completamente. Applicare un sottilezza e lasciare agire 10 minuti in profondità. Fatto così, ho applicato uno strato, cioè, per me normale, che coprisse comunque tutta la parte comunque del viso. Il risultato è stato un lieve rossore, sembravo quasi che rosso dal sole e mi ero bruciata. Ho applicato poi un po' di gel, di aloe, nell'arco di una mezz'oretta comunque è tutto passato. Mi sono quindi incuriosita comunque di andare a visionare in particolare i vari ingredienti, magari ho detto c'è qualche ingrediente che per il mio viso non va bene. Però, sinceramente, visionandoli non ce n'è nessuno, neanche tra quelli considerati gialli, che hanno comunque come controindicazioni sensibilizzazione della pelle, allergia, irritazione. Quindi ancora non sono riuscita a capire cosa possa aver creato ciò. La maschera comunque contiene argilla bianca, argilla verde, estratto di rosa moschetta, lavanda, aloe, tiglio, abbiamo anche mica, olio di sesamo, olio di lino. Insomma, è davvero tanto tanto ricca. Infatti l'olio di sesamo ha una piccola quantità di vitamina A e vitamina B, per sé che serve. Insomma, è davvero ricca. Il lino comunque è anche emolliente e lenitivo ed ha, per chi non lo sapesse, proprietà antitumorali, poiché proprio rafforza quello del sistema immunitario. E il tiglio selvatico è consigliato per pelli sensibili, secche e aride. Insomma, è davvero molto ricca. L'unico comunque prodotto che ho trovato cercando che potesse essere sensibilizzante il linalool, che comunque si trova nella maggior parte, c'è cioè in altri anche prodotti, ad esempio anche in questo gel si trova, però non ho avuto problemi di arrossamento, quindi forse magari in viso sono più delicata, quindi magari può darsi che comunque nel viso mi dia questo problema il linalool. Devo, diciamo, provare magari a stendere uno strato più sottile e tenerla in posa invece di 10-5 minuti e vedere un po' il risultato. Vi farò sapere meglio nel blog. Con ciò niente, io spero che il video sia stato di vostro gradimento, che sia stato utile. Se avete mai provato questi prodotti, fatemi sapere come li usate, se vi trovate bene, se vi trovate male. E nulla, vi aspetto al prossimo video che sicuramente sarà a breve. Vi parlerò di altri miei acquisti, vi parlerò di prodotti che alcune aziende mi hanno fatto provare, mi hanno fatto testare per voi. E nulla, con ciò vi saluto e grazie ancora di seguirmi, ecco. Un bacio a tutte!